Cari lettori di Eurogamer.it, buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo unboxing. Quest'oggi non parliamo di un dispositivo di gaming in senso stretto, ma di un accessorio che farà la felicità di chi spesso e volentieri trasmette le proprie sessioni di gioco, sta molto in chat o comunque fa un uso abbastanza intenso di YouTube, Twitch e altri servizi di streaming per far vedere le proprie sessioni di gameplay. Si tratta dello Stream Mic. È un microfono da tavolo o montabile su un apposito stand per microfoni, appunto, che Turtle Beach ha deciso di mettere in commercio per andare incontro alle esigenze di una categoria di utenti abbastanza precisa. Sono i giocatori console. Infatti, di microfoni di alto livello per gli streamer da PC è sicuramente pieno il mercato. Mentre per l'utenza console, diciamo, spesso e volentieri le cuffie con i microfoni integrati, soprattutto le cuffie, diciamo, standard di basso livello, non permettono di ottenere una qualità della registrazione audio di buon livello. Quindi ecco qui lo Stream Mic di Turtle Beach in versione chiaramente smontata. Lo stand è nella parte interna, che ora è all'interno di questa confezione che ora andremo a vedere. È molto leggero, materiali plastici di buona qualità, direi, non particolarmente ricercati, ma sicuramente è un prodotto fatto per durare. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione. Ah, sarà sicuramente la cavetteria dello stand. Ecco qua. Una quick guide. Qui abbiamo il supporto con ottima piedinatura in gomma, sì, decisamente molto stabile. Cavo, sono quasi 3 metri di cavo, dalla cavo USB, ovviamente. Qui abbiamo il supporto per il microfono. Questo è in metallo satinato, color argento. Ah, qui ci sarà sicuramente da fare un po' di lavoro tramite viti per assemblarlo. Qui cosa abbiamo? Ok. Ah sì, questa è la parte che va collegata in questo modo. Qui abbiamo, credo che siano le viti, eh sì, queste sono le viti laterali, abbastanza ben confezionate, direi. Eccole qua, sì, queste sono le due viti laterali che servono a fissare, eccolo qua, a fissare il mounting, che poi effettua la connessione. Ah, ecco, questa invece è la vite che va nella parte sottostante per bloccare la parte orientabile. Quindi dicevamo, microfono pensato per, diciamo, far fare un salto di qualità agli utenti console. Sul microfono ci sono un po' di controlli, effettivamente. Il mute, tasto mute per chiudere la conversazione.
Il microfono, infatti, funge anche collegandosi alla console o ai PC in modalità USB, funge anche, diciamo, da scheda audio esterna. Quindi che cosa succede? Mentre lui registra la vostra voce, voi potete collegare un paio di cuffie tramite un qualsiasi tipo di cuffie tramite questo jack 3.5, regolarne il volume. Qui abbiamo la possibilità di passare velocemente tramite questo interruttore dalla modalità Xbox One alla modalità PlayStation. Qui abbiamo l'ingresso per il cavo mini USB e qui abbiamo un tastino che dovrebbe servire per modificare la sensibilità del microfono, diciamo, al volo, ma non ne siamo sicuri di questo. Su questo approfondiremo in sede di recensione. Quindi sembra un prodotto molto interessante. Se avete un'ottima linea internet e vi piace effettuare gli streaming delle vostre sessioni di gameplay, sembra essere sicuramente un microfono adatto alle esigenze di chi vuole spostarsi verso una configurazione più semiprofessionale o anche, diciamo, professionale. Noi non l'abbiamo ancora provato e per sapere cosa ne pensiamo vi invitiamo a leggere la recensione che trovate qui, la recensione di cui è corredo questo unboxing. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento a un nostro prossimo unboxing video. Ciao a tutti!